Buongiorno a tutti, grazie a voi. Alberto Burlina, per chi non lo conoscesse ancora, è l'allenatore di Thomas Ceccon. Abbiamo visto Thomas molto bene qui al Sette Colli. Mi dicevi, Alberto, si trasforma lui qui a Roma, perché in realtà era parecchio stanco. Però stiamo vedendo un ottimo Thomas, molto soddisfatto di sé, tra l'altro. Sì, effettivamente, come ha detto lui, è stato voluto un periodo di carico in questa fase qui. Era un 1-2 dato da una settimana di lavoro settimana scorsa a Merano, facendo appunto 2 giorni di gare, 3 gare sullo stile libero, 100 e 200 stile libero e 100 farfalla, poi di nuovo un lavoro a casa a Verona, per poi anche qui lavorare al mattino con la palestra e poi facendo proprio le gare in pieno carico, per cui moderatamente o cautamente ottimisti, perché effettivamente è tornato sotto i 53 a dorso, ha fatto un buon ritorno a 27.1, poi non era ancora convinto della velocità perché non è passato come voleva lui, allora nel 50, poi ha rivisto il 24.69, quindi è abbastanza contento. Stamattina ho sentito anche le parole di Luca, sicuramente oggi pomeriggio sarà una bella gara, anche se ci va Delfino, è proprio come ha detto lui, divertente, è una gara che spero sia divertente, perché lui, Thomas, lo fa per quello, perché si diverte in quella gara. Abbiamo parlato, ho cercato di stimolarlo alla vigilia di questo Sette Colli su come sta vivendo lui questo ruolo di uomo da battere. Ora le cose cambiano, però insomma dalle sue risposte sembra che si possa prendere tranquillamente questa responsabilità. Sa benissimo che ripetere delle vittorie, ripetere i risultati eclatanti che è riuscito a mettere lui nell'acqua sarà sicuramente più difficile. Come lo vede il suo allenatore in questa posizione diversa? Sì, lo stiamo scoprendo assieme, perché anche lui mi sta sorprendendo, soprattutto nelle interviste, nella maturità, anche di analisi di una gara del giusto peso che dà anche alle prestazioni e agli allenamenti. Devo essere sincero, lui, l'avete visto tutti, ha un po' congelato il dorso dopo i mondiali, dopo questo picco, no, gli europei, questa scorpacciata, diciamo, di prestazione sul dorso. E quindi l'abbiamo fatto anche volutamente, perché da un mese a questa parte, dopo gli assoluti, invece ha messo proprio il focus su questa gara, perché lui è così, aveva bisogno un attimo di digerire, no, questa euforia data appunto dal record del mondo, però adesso si è rimesso, si è focalizzato ed è consapevole anche del fatto che può e deve dire la sua anche ai prossimi mondiali, insomma, in questa gara. Tra l'altro. E quindi una consapevolezza che, come dici tu, porta anche ad avere una sorta di immagine o comunque di funzione anche, passami il termine, un po' di leader, ecco, di questo movimento, ma ce ne sono altri ovviamente, poi uno, avete appena parlato, un grandissimo Fabio Scozzoli che ha dato anche, come dire, un segno importante, no? Ha insegnato tanto. Che per fortuna rimarrà nell'ambiente del nuoto questo. Mentre parlavi pensavo anche al fatto di quanto debba essere forse più complicato gestire un talento assoluto come Thomas Ceccon, che eccelle in tanti stili, e quindi anche l'equilibrio, lo sforzo da mettere su uno piuttosto che l'altro, ecco, non si può fare tutto insieme, o comunque sì, si fa tutto insieme, però bisogna anche un po' spezzare i tempi. Sì, esatto, croce delizia del talento di Thomas, no? Io spero che potrà diventare un sinonimo di longevità in questo, perché Thomas si può permettere di avere il piano A, il piano B, il piano C e di spaziare molto su queste gare. Però è anche vero che all'interno di un programma mondiale di 8 giorni o olimpico, sempre di 8 giorni, cioè lui va in acqua 13, 14, 15 volte, e quindi posizionare e finalizzare tutte queste gare, tutte queste cose, e alla fine
che poi si diverte, che poi vinca e tutto, però è comunque un pacchetto emotivo di pressioni, ma anche di concentrazione, che alla fine si paga molto. Ecco che questi mondiali ripetuti, questi europei, alla fine bisognerà un attimo capire come approcciarli. Si diverte Alberto Burlina ad allenare Thomas Ciaccone? Certo, sono, credo, penso di essere abbastanza anche invidiato dai miei colleghi, perché effettivamente è un piacere enorme. Poi adesso ultimamente ho avuto anche l'onore e il piacere di avere anche Michele Lamberti nell'ultimo mese ad allenarsi a Verona, e devo essere sincero che io veramente, ci sono dei giorni, vedere questi due bellissime macchine acquatiche, passatemi il termine, però è veramente spettacolare. Poi ci si diverte anche molto, perché sono poi ragazzi simpatici e anche dotati di molta ironia, e questo per me è fantastico. Serve moltissimo. Tommaso, Luca. Buongiorno Alberto. Ciao, buongiorno Tommaso, ciao Luca. Buongiorno. Prima di tutto ricordo Emily Large, miglior tempo d'ingresso nel 200 delfino femminili 2.09.72, una sola azzurra dentro, ed è Ilaria Cusinato con il nono tempo utile 2.11.69. Si parla di quanto è bello allenare atleti come Thomas Ciaccone, si parla di pressioni, l'hai fatto tu per un calendario abbastanza compresso, eccetera, eccetera. Parliamo anche di te. Quanta pressione ti dà, quanta responsabilità ti dà allenare Thomas Ciaccone, e quanta pressione e responsabilità ti dà essere l'allenatore dell'anno in carica? Ah, la parola è corretta, io credo sia proprio un discorso di responsabilità, non c'è ansia, non c'è timore, ma c'è un grande senso di responsabilità. Thomas è patrimonio nazionale, Thomas hai la responsabilità di gestire questo grande talento, però devo essere sincero, crediamo molto in quello che stiamo facendo fin da bambino, il progetto è importante, la Federazione Italiana Nuoto ha creduto moltissimo in noi, e devo essere sincero, mi sento anche abbastanza aiutato e coperto in questa funzione. Quando ho bisogno di qualcosa io chiedo, insomma, riusciamo anche a coordinarci a secondarlo anche in questo lavoro. Però ecco, la grande responsabilità assolutamente sì, però non ci nascondiamo, cioè noi non è che con un primato del mondo, un record del mondo, non è che quando mi chiedono alle Olimpiadi qual è l'obiettivo minimo, è vincerle, cioè non è che siamo qua a dire cosa, se no lui lo sa e io lo so, tutte le mattine quando entriamo in vasca abbiamo quell'obiettivo lì. Poi magari possiamo anche per assurdo fare un mondiale in un certo modo, o andare a vedere anche altre gare, altre situazioni, però insomma è chiaro che non dobbiamo nasconderci, Parigi 24 è l'obiettivo di una vita, insomma. Quanto ci piace sentire queste parole qua, Alberto, tu non hai normale. La vaga idea. Credo che sia, cioè sarebbe questa responsabilità, ma con piacere, insomma, ce la sentiamo, cioè siamo contenti anche di, è un onore, insomma, no, avere questa possibilità, ti capita una volta nella vita, credo. Vabbè, no? Noi ci siamo gasati nel frattempo solo per le parole, figurati se poi accadesse, tra il dire e il fare, cioè di mezzo insomma, la piscina noi, in questo caso, vediamo. Noi cerchiamo sempre di raggiungere gli obiettivi al meglio, quindi ci si prova, ma non è ci si prova, ci si crede, è un po' diverso. Adesso hai la pressione del domandone di Luca Sacchi. Vai che vado, ho da fare, mi stanno chiamando. Ciao Luca, è stato un piacere. Buongiorno Alberto. Ciao. Buongiorno. Non ti chiederò come finisce C'era una volta in America, perché già una volta ci siamo scontrati su questo, e quindi sei salvo. Obiettivo minimo, vincere l'Olimpiade, non è male, non ti chiederò neanche l'obiettivo massimo. Bravo, a questo bravo. Punto. Bravo. Sì. Allora, Thomas... Non mi interessa il tempo, basta vincere. Va bene, va bene. Thomas ci ha addomesticato, io mi sento veramente ipocrita nel commentarlo, perché vedo Miressi che nuota 8 decimi più lento del suo tempo e dico non va bene, e vedo le raniste che nuotano 6-8 decimi più lento del loro tempo, non va bene,
Vedo Ceccon che nuota a 53-3 agli italiani, adesso 52-8, un secondo e due più lento del suo tempo, va benissimo. No, no. Finalmente uno che si intende di nuoto. E io sono d'accordo con te. No, ma io sono pienamente d'accordo con te. Non sono contento di me, capisci? No, perché no, io gli perdono tutto. No, non perdonarlo, non farlo, perché non lo faccio neanch'io. Il 52-8 era importante per, psicologicamente, fondamentalmente era una barriera che doveva farlo, ma hai perfettamente ragione. Poi, come è venuto il 53-3, come è venuto il 52-8, facendo un'analisi tecnica, ampiezze, frequenze, forza e tutto, come era messo e tutto, allora magari andiamo a fare, però hai ragione perfettamente. È anche vero che siamo a un secondo e due sopra a un world record, cioè a un record del mondo, no? Quindi bisogna anche stare un attimo, però hai detto bene, non essere domesticato, continua per favore a sottolineare quello che poi è veramente questo. Cioè è proprio così, noi siamo andati a Merano e ha fatto nei 100 stile 9 decimi di più e nei 100 farfalla 9 decimi di più del suo personale. E quindi continuiamo a lavorare in questo modo, perché poi è quello che conta, è proprio quello che hai detto tu. Hai perfettamente ragione e quindi io sono dell'idea che, però qui il 52-3 non era, per quel che mi riguarda, il 52-4 non era possibile per quanto mi riguarda, ma forse sì, però insomma sapete che tu hai detto bene, mi pare in telecronaca, se lui gli viene chiesto di andare e di battere qualcuno e di stare davanti, allora magari apre il rubinetto e ce la fa, se no fai lo stretto necessario e qua devi continuare a insistere. Ti faccio un'ultima domanda, ho bisogno di una risposta rapidissima. Gli americani ti preoccupano? I loro trials, pensi che scenderanno sotto i 52 in maniera seria? Sì, io e Thomas siamo convinti che uno dei due potrebbero essere, sì, assolutamente un 51-9 e farlo, sì. Ok. Grazie Alberto. Grazie a voi. Grazie.